Riflettori puntati sulla Bundesliga nel match di oggi. Accanto a me per il commento tecnico Stefano Nava. Ciao Stefano. Ciao Pier. Ciao a tutti. Campione tedesco è sicuramente tra i più affascinanti del mondo. Mi aspetto moltissimo da questa sfida. Quella tra Schalke 04 e Friburgo. Schalke 04, cioè fisicamente in buone condizioni, anche psicologicamente, che vuole fissare il successo ottenuto in casa contro il Bayer Leverkusen. I giocatori hanno un morale dopo il 3-0 della sfida precedente e questo non può che renderli favoriti per il successo finale. Match che promette spettacolo, questo tra Schalke 04 e Friburgo. La squadra con la difesa più forte del campionato e quella con il peggior attacco. C'è il rischio che possa uscire fuori un incontro con pochi gol, magari uno scialbo 0-0, ma speriamo di no, dai Pier. Ecco l'undici iniziale dello Schalke 04. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro, quel 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsela a viso aperto, lo spettacolo potrebbe guadagnarne. Ecco la formazione della squadra ospite. 4-4-2 è la scelta del tecnico per questa sfida. Hanno deciso di partire con un modulo più prudente, ma non è detto che le cose non cambino in corso d'opera. Berga. La prima partita disputata in questo stadio è stata quella tra Schalke e Borussia. Il signor Aimo Wasserschneider. Si parte. Embolo si avvicina all'area. È stato fermato dal difensore. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Matimaia può girare il pallone. Buono il recupero, possono ricominciare. Naldo. Maxi Maia. Untelar. Metri. Buono tocco dentro. Nielsen. C'è spazio per andare. Lo ferma ma non controlla. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Höfler trova bene la profondità. Recupera il pallone con un intervento facile. Maxi Maia. Occhio al suo movimento. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Perso il pallone, contrasto pulito, pallone in out. Kempf. Torrejón. Ci sono metri a disposizione. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Embolo. Sventa qui la minaccia. Palla larga. Bentaleb. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Si riparte col calcio in angolo per lo Schalke.
Puntelar, pallone sul fondo. E questa era una grande occasione, non ha trovato lo specchio. Höffler. Palla nuovamente in possesso. Günther. Verso l'area. Buon possesso palla, cercando spazio. Palla vagante adesso. Tutto è pronto per l'invio dal fondo. Uccida. Del portiere. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Ci sarà una rissa con le mani, dunque dopo il buon punta l'area, cerca Marzi. Recupera il pallone sulla fascia e filtra benissimo. Riconquista il pallone con attenzione al tiro e c'è la presa sicura del portiere. Cerca la sovrapposizione. Il pressing a portare il pallone oltre la linea. Höffler. Si avvicina all'area, può cercare il cross. Ottimo intervento difensore, intervento importante del difensore che la mette in angolo. Non è fino a questo momento certamente il miglior Huntelaar, quello che si è visto oggi. Vedremo se sarà in grado di cambiare la storia della sua partita. Partita davvero indecifrabile la sua, mai nel vivo del gioco, spesso ignorato dai compagni e poco reattivo quelle poche volte che ha avuto palloni giocabili. Così non va. Höffler. Ancora 3 minuti da giocare. Günther. Oxlade-Chamberlain. Maragna Neri. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo. Squadra ospite che deve accontentarsi del 5 minuti. Gli ospiti hanno confermato la loro sterilità là davanti. Per caso hanno il giorno attacco del campionato, almeno però sono riusciti a limitare i danni finora. Il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Huntelaar. Embolo. Ci sono metri a disposizione. Salta l'uomo. Embolo. Il portiere dice di no. Oxlade-Chamberlain. Hanno perso una buona occasione per portare vantaggio. Höffler.
passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. C'è il tocco addirittura verso il tiro. Il gol porta la firma del capitano. Non c'è modo migliore da carica ai suoi compagni per dire. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Risultato sbloccato dunque, finalmente adesso cambia tutto tatticamente, psicologicamente. E il pallone se ne va via. C'è spazio per andare. Può far male da lì. E c'è il gol di Huntelaar, implacabile. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Höfler. Palla vagante. Höfler. Occhio al suo movimento. Ottimo intervento difensivo. Maxi Maia. C'è la norma del vantaggio, attacca lo Schalke. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Lo ferma ma non controlla. La manovra rotta senza lei. Partita di Bundesliga dei padroni di casa che verrà trasmessa come sempre da EA Sports. Intervento pulito sulla palla. Credo che possa essere soddisfatto. Ha un'autostrada a disposizione. Occhio traversone. Goretzka, che parata! Continuano a girare palla cercando il momento giusto. E il pallone se ne va via. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Günther. Si avvicina all'area. Ottimo il pallone entrante. Prova a far partire il tiro. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Occhio di testa. Nielsen. Sarà corner a disposizione. Libera l'area con un buon colpo di testa. Il prossimo match di Bundesliga vi viene offerto da eSports, se li vede
c'è ripetta. E c'è un cambio in arrivo per l'ospite. C'è bisogno di... Occhio alla botta! Bravo il portiere, tira il tuffo. Guadagna metri verso l'area. C'è spazio davanti. Con Oplianca. Attenzione, col gol! Bravo e fortunato qui a trovare il gol. Pochi minuti dal suo ingresso. L'allenatore starà gongolando per aver indovinato il cambio. Fortunato. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance. Gli è capitata. Conducono per 3-0. Kempf. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Occhio, cerca l'area di rigore. Pallone che finisce in fallo laterale. Tocco intelligente. Parte il cross. Nessun problema per la difesa su questo traversone. E c'è il tiro. Respinge il difensore. Aogu. Ancora 120 secondi alla fine. Fermano la palla avversaria. C'è spazio davanti a sé. Attenzione, pericolo. Prova a sorprenderlo. Ed è gol! Rete! Allenatore che ha fatto benissimo a metterlo in campo. Grande sostituzione. Bella per carità la conclusione dell'attaccante, ma ci sono le responsabilità del portiere che non ha coperto la porta. Pierluigi ha ragione, in effetti è stato protagonista di un'uscita scellerata. Gli è costata il gol. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Spesso i pronostici nel calcio sono fatti per essere smentiti, soprattutto quando c'è una distanza che sembra incolmabile. Direi che non è questo il caso. Tutto sta andando secondo le previsioni. Oggi c'è solo una squadra in campo. L'arbitro dice che può bastare, la partita finisce 4-0. Fischio finale dell'arbitro, che sensazioni hai? Direi un'ottima partita. Conquistando 3 punti importanti, i tifosi e la società possono ritenersi soddisfatti. La prova e il risultato. La squadra ospite ha disputato un'altra partita sottotono davanti e la sconfitta è la logica conseguenza di tutto questo. Con una difesa come quella dei padroni di casa, una partita contro attaccanti come quelli di oggi può ritenersi segnato a fischio d'inizio.